me la provo subito al piede. Che di solito Adidas mi veste sempre piccolissimo. Ste scarpe col carbonio le fanno che non ti entrano nei piedi, è incredibile. Ho deciso di tornare a recensire in giardino e in pista non tanto perché siamo a marzo, ma quanto perché vorrei evitare di essere criticato tra virgolette sul microfono, ma soprattutto per analizzare questa scarpa, le Adios Pro di Adidas, che sono state lanciate sul mercato l'anno scorso e che rappresentano, secondo noi, l'alternativa alle famose Vaporfly NEXT% della casa americana Nike. Non potevamo che iniziare a recensire una scarpa nobile, una super scarpa che per fortuna o per errore abbiamo ritardato a recensire fino ad oggi. Sappiate però che per evitare conflitti di interesse vi voglio annunciare che io sono azionista Adidas dal 2020, quindi ho dovuto chiedere l'assistenza del pro depodista per analizzare completamente questa scarpa. Io comunque questa scarpa l'ho comprata, tra l'altro addirittura a prezzo pieno. Comunque sappiate che io cercherò di essere onesto intellettualmente, perché comunque parlare di scarpa mi piace davvero proprio. Quando abbiamo comprato queste Adios Pro l'abbiamo fatto solamente per poter realizzare la classifica delle scarpe con fibre di carbonio. Sappiate comunque che le Pro sono delle super scarpe, tra l'altro le più stabili del mercato, comunque adeguatamente ammortizzate. Sono scarpe con piastre in carbonio che piacciono comunque a molti, anche se in realtà la loro disponibilità resta davvero molto limitata in questo momento. Per capire a chi sono adatte, partiamo dalle specifiche, sapendo che sono di 220 grammi nella taglia US 9, e vi chiederete quant'è l'equivalente della casa Nike. Scrivetelo qua sotto se lo sapete già, ma sappiate che sono davvero molto più leggere. Sono tra l'altro scarpe con differenziale 8,5, 39 mm nel tallone, 31,5 nell'avampiede. Le Adios Pro sono davvero scarpe che si adattano perfettamente alla vostra taglia. La tomaia è completamente in sailor mesh, che è soffice, traspirante e trasparente. La calzata è abbastanza aderente nel tallone e, come vedrete nel video con Andrea, indossarle può essere davvero un po' impegnativo. Il mesopiede è leggermente aderente, ma grazie ai fori extra per i lacci effettivamente può essere regolato con una allacciatura diversa e permutazioni incredibili che non avevamo visto su altre scarpe. L'avampiede più ampio rispetto alla competizione, sappiate quindi che avrete più spazio nelle dita dei piedi. Questo è sicuramente un vantaggio per chi non ha amato le scarpe Nike, che invece sono sicuramente più filanti. Sappiate che questa tomaia è in sailor mesh, abbastanza limitata, sembra però davvero molto resistente e sicura nella parte anteriore. C'è un piccolo contrafforte nella parte del tallone, la linguetta è cucita nella scarpa stessa, quindi davvero non scivola. Diventa un po' difficile indossarle, come ho già detto, ma rispetto ad altre scarpe con fibre di carbonio e maratona, questa tomaia è sicuramente la migliore e quella raccomandata per noi podisti amatori. Per quanto riguarda invece l'intersuola, le cose iniziano a complicarsi, perché se è vero che è stata adottata l'intersuola Light Strike Pro, questa scarpa è sicuramente molto più densa rispetto alla competizione, assomiglia abbastanza bene alla SL20, che ovviamente è una scarpa molto dura. La sensazione in corsa è sicuramente di una schiuma più solida rispetto alla competizione, alla ZoomX. Non aspettatevi davvero un grande rimbalzo, perché nonostante la scarpa sia più solida e più efficiente, la corsa risulta molto fluida, il tallone angolato consente di gestire al meglio la vostra biomeccanica di corsa, la rullata è molto stabile, l'avampiede però la sensazione di corsa è che la scarpa sia abbastanza rigida, soprattutto a ritmi non velocissimi. Avevamo già raccontato il problema delle AD0 Pro e vi allego il link qua sopra. Questa scarpa, come le AD0 Pro, funziona davvero bene a ritmi veloci, ma soprattutto per coloro i quali,
corrono in maniera molto efficiente di avampiede e possono riuscire a effettuare una spinta molto forte nella parte anteriore. Sappiate però che per un podista amatore tapascione, di cui tra l'altro io faccio parte, secondo me questa scarpa non andrebbe bene a tutti i podisti che corrono a 6 al chilometro, per i quali invece è raccomandato l'utilizzo di ulteriori scarpe. Sappiate comunque che Andrea l'ha raccontato in un video proprio ieri sul suo canale, vi allego anche qui il link qua sopra, andatelo a vedere. Anche se il design della scarpa rende la corsa super fluida, efficiente, che sembra più leggera del peso misurato, la Dios Pro con la schiuma Light Strike Pro non è abbastanza, secondo noi, reattiva per qualsiasi corsa al di sotto del ritmo della mezza maratona. Per le maratone, per le corse più lunghe, per i fartlek lunghi, invece questa Adios Pro sicuramente vale la pena comprarla, ma in casa Adidas, secondo me, questa scarpa potrebbe essere adatta soltanto per pochi. Per quanto riguarda invece la calzata, vi posso dire che lacci, tomaia e allacciatura sono davvero adeguati, così come è adeguato la suola, che nonostante sembra davvero molto liscia, alla fine vi porterà a correre comunque velocemente e il grip è sostanzialmente superiore a quello che di primo acchito potreste visualmente vedere analizzando la scarpa soltanto dal punto di vista visivo. L'aderenza è davvero ottima anche sul bagnato, l'abbiamo provato in pista a Garbagnate. Tra l'altro, una delle cose che rende questa scarpa adatta ad alcuni è la sua stabilità intrinseca nel design. Contiene un tallone isolato, una piastra di carbonio presente nella parte posteriore, una schiuma più dura e rigida che rende la Pro molto ammortizzata e stabile. Secondo noi, per chi avesse un problema di pronazione e volesse comunque correre davvero velocemente, questa scarpa, grazie al design del tallone e soprattutto alla schiuma Light Strike Pro, potrebbe consentirvi di correre davvero velocemente. Sappiate però che, come ripeto, è una scarpa adatta sicuramente a poche persone che ovviamente riescono a correre la maratona in maniera efficiente e magari sotto le 3 ore. Non voglio però farvi una lezione di biomeccanica, sapendo che probabilmente la potrei fare soltanto una volta raggiunti i 10.000 iscritti qui sul canale, ma sappiate che questa scarpa ha una suola, secondo noi, troppo rigida e un avampiede sicuramente molto rigido allo stesso tempo, e di conseguenza questa scarpa per noi adatta soltanto a pochi, come ho già detto. Quindi se la utilizza il pro del podista no problem, ma per il podista amatore la transizione non avviene abbastanza velocemente e quindi non sarei così sicuro di raccomandarla ai miei amici di Instagram che corrono a 6 al chilometro, ma forse nemmeno a chi corre la maratona sopra le 3 ore. Peccato non essere andato a gareggiare, vi avrei dato ulteriori spunti che peraltro arriveranno nei prossimi giorni. Ed ora lascio la parola al pro del podista che circa 20 giorni fa ne fece l'unboxing. Se questo video raggiungerà i 5.000 views, cosa che dovrebbe succedere nel caso in cui metteste like e vedreste il video fino alla fine, ne faremo una recensione completa. Ora io nel frattempo vado a farmi una piccola corsa di scarico, quindi ora pista, velocità, pro del podista, e nel frattempo io vado a farmi a un piccolo coffee. Ciao! Andrea, ti stai preparando per il campionato italiano di calcio? Allora no. Sì. Oggi fa particolarmente freddo, mi hai detto di non portarmi il giubbotto, mi sto congelando. Ma no, a dire il vero ho detto il contrario, sei arrivato senza giubbotto, ho detto te sei fuori di testa, che è ben diverso da quello che stai dicendo. Oggi faremo un unboxing e poi comunque ci darai anche le prime impressioni. Questa scarpa non è così innovativa, però alla fine molti iscritti al canale ci hanno chiesto di recensirla, lo faremo la prossima volta, però come al solito devi aprirla senza coltello e soprattutto devi dire quale scarpa è, quanto pesa e quali sono le sue caratteristiche. Allora ti dico che sembra quasi, cioè è il bello che non l'hai neanche aperta te questa, quindi potrebbe essere che non c'è dentro la scarpa, perché mi sembra leggerissima come scatola. Ma stai migliorando anche nell'apertura delle scatole. Stavo pensando anche io che l'ho presa dalla parte giusta. Inquino per terra. No, dopo lo raccolgo. No. Se vuoi ho anche il gatto, perché adesso c'è un po' di vento. Se vuoi te lo... Che è il gatto? La marca l'ho vista. Non l'ho usata, te lo prometto. Eh sì. Colore rosa. Giallo? Non te lo posso dire.
togli tutto. Quanto pesa? Quanto pesa? Ma a dire il vero pensavo... Al tatto mi sembrava di meno, eh. Pesa un pochino di più della metà racer, secondo me. Ma secondo... Vabbè, quanto pesa, quindi? 160. 160? 170. Poi lo metteremo in sovraimpressione. Hai sbagliato tutto, secondo sì, me. Sì, no? Dici so. Di meno. Secondo me di più. Ah, ecco, no, no, ok, sparavo basso perché mi ricordo quanto era la Vapor, 160. No, no, 200, 200. Non lo so. Ma hai capito di che scarpa sì, stiamo parlando? Sì, ho capito che scarpa è, si vede qua da, cioè si vede, si sente qua dalla... dalla... Ma l'hai vista? Ma che colore è? Il colore l'ho visto. Sei un imbroglione. No, dai... Ma guarda, già dentro la scatola, però sì, in effetti pensavo che pesasse un po' di meno. Figa, è figa, colore ignorantissimo, bella scarpa. E questa l'avevano chiamata tutti, questa no, non mi avevi detto che pensavi che l'avessi capita, assolutamente no, perché mi avevi detto che non la trovavi sul mercato e quindi... Figa. Era una sorpresa, regalo che ci siamo fatti, senza i caffè in questo caso. Allora te lo sei fatto, fammi vedere il numero... Se me l'hai fatta a me o a te il regalo. Ah, io no, è piccola. L'ha presa piccola apposta. Me la provo subito al piede. Che di solito Adidas mi veste sempre piccolissimo. Ste scarpe col carbonio le fanno che non ti entrano nei piedi, è incredibile. Guarda, ti dirò... Mizzega, guarda l'intersuola, il battistrada non esiste. Questa qua... Stranissima sta roba. È l'unica scarpa che hanno fatto così senza neanche un po' di zigrinature. Avevamo detto che avremmo fatto la settimana del carbonio, abbiamo fatto 4-5, adesso completiamo l'opera. Continuiamo. Ma sai che ti dico che potrebbe andarmi bene questo numero qua anche a me, quindi è un po' da provare alla... come scarpa, essendo scarpa da gara quasi quasi me la prenderei anch'io mezzo numero più piccolo, ti dirò, te non l'hai ancora provata al tuo piede, poi mi dirai, mi sembra sì che quasi mi possa prendere un mezzo numero più piccolo, sono qua giusto al pelo, mi manca quasi un centimetro dalla punta, quindi non so se forse la utilizzerei così per le gare più corte, quindi fino alla mezza maratona la prenderei un po' più piccola, per la maratona andrei a prendermela un po' più del mio stesso numero. E cosa ne pensi di questa scarpa in generale? L'hai appena messa al piede, quindi è difficile dirlo, ma... Allora, ti dico che al contrario delle altre mi sembra un po' più scarica nel tallone, un po' più carica nell'avampiede, un pochino più dura nell'avampiede rispetto alle altre, a tutte le altre che abbiamo provato. Mi sembra che abbia davvero più gomma davanti. Per il resto, calzata super. Precisa la calzata, ti dico stranissima sta intersuola qua, sto battistrada perché... Boh. Dovrai riservare un sabato mattina per fare tutti i test di tutte le scarpe con fibra di carbonio, sarà un super test, porterò anche il drone magari mio figlio, no, mio figlio è in quarantena quindi non lo posso portare. Allora diciamo che come rifiniture è malino, cioè nel senso per essere delle scarpe che costano una paccata... Sembrano come un po' le altre AD0 Pro, giusto? Sembravano un po' rifinite male. Diciamo che per un cliente che si va a spendere dei soldi per una scarpa del genere mi aspetto delle rifiniture un po' meglio. Che poi, vabbè, non sono quelle che fa la scarpa, però... Sembra davvero un prototipo come scarpa, a vederla così. Andrea, direi che io ti do questo suggerimento, nei prossimi giorni ci vediamo qui in pista o magari anche in un'altra pista e cerchiamo di fare un confronto e comunque faremo il primo video di questa scarpa, va bene? Per forza merita anche perché la scarpa dei record del mondo è una mezza maratona, quindi assolutamente bisogna testarla. E a sto punto Max... Ricordo, siccome ti sei dissanguato per questa, qualche coffee in più e così andiamo a prendere qualcos'altro, qualche idea c'è. Sembrerebbe qualche idea nuova su Oca, stranamente, e vediamo le altre poi.
Direi Oka e Mizuno, comunque nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, molto telegrafica.